Amici appassionati del volo, buongiorno a tutti. Ci troviamo in Sardegna e precisamente a Siliqua in compagnia di Giuseppe, pilota e istruttore della scuola di volo della Tana del Volo Siliqua. A lui oggi vogliamo chiedere come ha costruito questo aereo. Voi non ci crederete, ma questo aereo è stato costruito qui personalmente da lui e dal suo papà, qui alla scuola, al campo di volo di Siliqua, la Tana del Volo. Esatto. Allora, Giuseppe, da dove partiamo? Ma intanto presentiamo questo aeroplano, è un Sonex prodotto in kit negli Stati Uniti, quindi è possibile costruirlo in casa. Noi abbiamo impiegato 5 anni perché nel frattempo ci sono stati 2 lockdown, quindi normalmente se uno non ha particolari esigenze in tempo di 2 anni, 3 anni riesce a costruirlo. 5 anni perché bisogna ordinare pezzo per volta? Allora, come funziona? Tu ordini i pezzi? La costruzione è completo, perlomeno c'è tutta la cellula. E poi c'è la possibilità di scegliere la motorizzazione. Noi abbiamo optato per un Rotax 100 cavalli con un'elica a passo variabile della Elitest, un'ottima elica. Quindi la parte, diciamo, dalla parafiamma in avanti l'abbiamo dovuta riprogettare e ridimensionare, insomma, per questo tipo di motore. Anche i cofani sono stati modificati per dare un'aerodinamica diversa rispetto a quelli originali e per poter accogliere appunto l'ogiva che nel kit originale non esiste, insomma, finisce con un profilo decisamente più affusolato. E questo kit come arriva? Arriva dentro delle casse di legno. Delle casse di legno. Il bello di questo progetto è che è molto dettagliato, quindi tutte le parti sono disegnate in maniera molto precisa ed è difficile, insomma, sbagliare. C'è tanto lavoro, però. In più consegne? No, è una consegna unica, quindi arrivano diversi scatoloni, uno grande e poi altri scatoloni in cartone che accolgono le altre parti. E per costruirlo bisogna essere meccanici, bisogna essere esperti? Allora, non è un kit di assemblaggio, ma di costruzione, perciò tutte le parti che si vedono qui sono state fatte a mano, quindi arrivano parecchie parti che vanno ricavate poi da degli angolari d'alluminio, ritagliati, insomma, forati, lavorati e così via. Però c'è la possibilità di acquistare anche il Quick Build Kit, che ha parecchie parti prefabbricate. Diciamo, le parti più impegnative sono prefabbricate, chiaramente costa un po' di più. Già verniciato? No, negativo, arriva il kit è previsto completamente in alluminio. Quindi hai provveduto anche tu alla verniciatura? Sì, qui abbiamo fatto diverse modifiche. Molto bello, per i colori. Grazie. Tra queste l'applicazione del paracadute, che non è prevista. Ah, quindi ha il paracadute? Questo ha il paracadute balistico. Senti, ma quando inizi a costruirlo, da dove inizi? Allora, si parte, seguendo il progetto, dalla fusoliera. Quindi quelle sono le prime parti che vanno... Ce la indichi così? Certo. Magari qualcuno che non è pratico... Si parte precisamente dal cono di coda, da questa parte qua. Si costruisce questo cassone, dopodiché si applica la parte anteriore, quindi va costruita tutta la parte delle fiancate e così via. Andiamo a vedere. Certo. Così gli appassionati, certo, possono... Mi immedesimo un po' nei curiosi che vogliono sapere tutto. Dentro si può ancora apprezzare la struttura in alluminio. Quindi ecco, tanti rivetti, più di 5.000. Tutti messi uno per uno da voi? Sì, assolutamente. Ogni foro ci siamo passati 4 volte perché... Va fatto prima il foro per imbastire la struttura, dopodiché quel foro va portato poi a un diametro maggiore e pulito dalle sbavature e così via. Quindi ci vogliono anche attrezzi particolari per... Allora, diciamo che noi l'abbiamo costruito con un criterio particolare, cioè tutte le parti qui sono state premerizzate, quindi protette per la corrosione, e poi incollate oltre che rivettate, quindi questo chiaramente ha allungato parecchio i tempi di costruzione. Però a noi serviva un aeroplano
che potesse resistere all'ossidazione, perché stando in Sardegna chiaramente abbiamo il mare attorno, abbiamo vento, quindi voliamo praticamente sempre in mezzo al sale. Allora, per evitare che si possa ossidare, abbiamo appunto usato questa filosofia costruttiva dove è prevista la premerizzazione delle parti, la sigillatura e la sigillatura dei rivetti. Quindi singolarmente ogni rivetto è stato sigillato con del mastice strutturale. Senti Giuseppe, immagino che chi sta già seguendo il video con un po' di attenzione, a questo punto gli viene una domanda automatica Sì. che è: costi ha finito, costi a chiave in Allora, il mano. kit costa intorno ai 20.000 dollari, quindi portato in Italia costa 25.000 euro. Poi chiaramente bisogna mettere il motore, gli strumenti e così via. Quindi. Quindi il kit è a parte, sono 25.000 dollari il kit a parte e il Esatto, motore è solamente la un'altra spesa. Ok. cellula, quindi escluso il motore, esclusi gli strumenti. Quindi 25.000 euro circa Sì. di kit e il motore. Il motore noi abbiamo optato per un usato garantito, Rotax. Rotax da 100 cavalli, perciò abbiamo risparmiato qualcosa rispetto all'acquisto dal nuovo. È un motore che ha 500 ore di utilizzo, quindi ha altre 1500 ore ed è un motore del 2010, quindi ha una vita ancora sino al 2025, insomma, ci permette di volare serenamente. Per quanto riguarda invece la strumentazione, abbiamo optato principalmente per degli strumenti digitali per risparmiare del peso. Possiamo anche accenderli così diamo una dimostrazione. Abbiamo per la parte, diciamo, degli strumenti di volo un AVMAP che funziona sia come orizzonte artificiale, ma come anemometro, altimetro, variometro, g-metro, bussola e così via. Chiaramente abbiamo un anemometro e un altimetro di backup meccanici, ok, quindi a capsula, e poi invece dalla parte destra abbiamo il Vigilus che monitorizza tutti i parametri del motore. Quindi per la strumentazione ci sono altre spese a parte. Esattamente, uno E può optare per una strumentazione classica. Noi abbiamo pensato di mettere questi strumenti per risparmiare peso. Questo pannello strumenti finito, stiamo parlando di un pannello strumenti che accoglie un EFIS, un ACE, quindi un controllo motore, un altimetro e un anemometro meccanici, un governor per l'elica, trasponder, radio aeronautica e controller dei trim, tutto in 1,8 kg grammi. Quindi per risparmiare peso bisogna spendere un po' di più. Un pannello strumenti tradizionale pesa intorno ai 4 kg, 4,5 kg, quindi abbiamo risparmiato circa 3 kg rispetto a un pannello tradizionale. spesa? Spesa di un pannello così, devo dire che molte cose le abbiamo trovate usate d'occasione, eccetera, eccetera. Comunque, se dovessimo comprare tutto quanto nuovo, siamo intorno ai 5.000 euro come spesa. Quindi siamo già a 30.000 euro, Sì, poi se cellula, aggiungiamo il motore sono altri 10.000 solo il motore euro. sui Sì, sì, 10.000 sì, sì, perché sì, 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 sì. utilizzato già, Poi no? chiaramente noi abbiamo lavorato in economia, gli scarichi del motore, quindi li abbiamo fatti qui da noi, così come il castello motore in acciaio cromo-molibdeno, l'abbiamo fatto qui in officina. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio che ci possono servire, quali gambe dei carrelli, eccetera, li abbiamo fatti produrre all'Eurofly qui in Italia, quindi abbiamo anche la possibilità di Dove si cambiare. trova l'Eurofly? L'Eurofly si trova su nella zona di Vicenza, è una ditta che produce aeroplani, però i flash per quegli aeroplani, Sì. altri due sono in volo. Hanno un'officina che ha la possibilità di produrre anche parti per terzi, quindi noi ci siamo affidati a loro per Quindi queste parti. parlando anche di economia nella costruzione di tutto quanto, è ovvio che bisogna sottolineare la sicurezza. Certo, assolutamente, quello è alla base. Diciamo che noi qualsiasi modifica abbiamo apportato al castello motore, eccetera, l'abbiamo fatta facendo fare dei calcoli, quindi non facciamo le cose così.
così non è un aeromodello, anche gli aeromodelli comunque vanno fatti nella maniera corretta, senza nulla togliere alla serietà che ci vuole anche in quel tipo di costruzione. È un aeroplano che noi conosciamo bene perché il primo l'abbiamo provato nel 2005 ed è stato il primo al mondo col Rotax. Tant'è vero che la Sonex non era molto felice di questa modifica, però alla fine è un motore molto diffuso e dopo una decina d'anni anche la Sonex stessa ha dovuto produrre dei castello motore per i Rotax, perché comunque c'è la richiesta di questo tipo di motori. Senti, mi ripeti di nuovo il modello esatto di questo, certo, kit? È un Sonex prodotto dalla Sonex Aircraft LCC USA. Quindi arriva dall'America? Arriva dall'America. Uh-huh. Arriva dall'America. Speriamo che prima o poi in Europa qualcuno si prenda la briga di fare l'importatore dei kit del Sonex, perché è un'ottima macchina, ha delle caratteristiche di volo eccezionali. Parliamo di un inviluppo che va dai 65 km/h sino ai 317 km/h, che è la VNE. Ma non è tanto la VNE molto alta quanto la velocità di manovra. Sono 220 km/h, quindi si può volare in aria turbolenta a 220 km/h, il che rispetto a molti altri aeroplani di almeno 20 punti sopra. E poi è il fattore della robustezza di questo aeroplano, perché con pilota singolo, quindi con una configurazione intorno sotto i 400 kg, è un aeroplano che può sopportare 6 G positivi e 3 negativi, quindi è un semi acrobatico. Non può fare volo rovescio perché ha un motore a carburatori, quindi non accetta i G negativi. Sì, però prima ho visto una bella virata a 90. Ah sì sì, con questo aeroplano è veloce, quindi per manovrare in spazi ristretti mi sembrava quasi un aereo militare quando l'ho visto da lontano. Ero lontano, ho visto questa virata, colorato, ho detto, ma no, guarda ero lontano, però ho visto questo taglio. Sì, è un aeroplano che è molto bello da pilotare, è molto preciso, ha dei comandi, va pilotato veramente con due dita, un po' come i Tecnam e così via, quindi questo veramente pochi sforzi. Lo puoi utilizzare anche per insegnare? Allora, questo c'era l'idea di utilizzarlo più che altro per gli assetti inusuali, perché è una macchina che, avendo appunto un'escursione di velocità così ampia, ci permette di appunto mettere l'aeroplano in assetto inusuale e avere un margine di velocità molto ampio. Ci puoi spiegare in breve questi assetti inusuali, assetti che cosa inusuali, sono? Inusuali, appunto, come dice il termine stesso, sono quegli assetti che normalmente in un volo non dovrebbero esserci, però possono capitare. Ci può capitare magari di fare una virata. Una virata magari a bassa quota col muso un po' alto, no? Questo capita spesso quando magari sorvoliamo un punto al suolo e sbanchiamo così per guardare il punto, poi quando rivolgiamo di nuovo lo sguardo in avanti ci rendiamo conto magari che questo aeroplano ha il muso decisamente più alto di quello che normalmente dovrebbe avere. È sbancato, chiaramente col muso alto e senza potenza l'aeroplano perde rapidamente energia, quindi se non agiamo rapidamente per rimettere l'aeroplano comunque in una condizione di volo rettilineo orizzontale, di lì a poco l'aeroplano potrebbe stallare, quindi poi metterci in una condizione pericolosa, tanto più quando siamo vicini al suolo. Perciò, riconoscendo un assetto inusuale a muso alto, bisogna applicare una serie di manovre per rimettere l'aeroplano in condizione di volo normale. Quindi c'è una procedura dove si dà tutta manetta portando la cloche in avanti, quindi subito di nuovo energia all'aeroplano, subito riportare il muso sull'orizzonte, dopodiché livellare le ali e riportarle in volo rettilineo orizzontale. Questa è quella muso alto. Poi c'è quella muso basso invece, dove ci ritroviamo un aeroplano che è sbancato, col muso decisamente più basso rispetto agli assetti che utilizziamo normalmente, con potenza dentro. Quindi è una condizione dove l'aeroplano sta accumulando energia, sta perdendo quota molto rapidamente, perciò anche lì bisogna agire, però l'ordine delle manovre in questo caso è diverso. La prima cosa da fare è mettere le ali livellate, pur mantenendo il muso basso, quindi ali livellate, manetta completamente indietro per evitare di continuare ad accelerare, dopodiché quando le ali sono livellate si applica una trazione indietro della barra che riporta poi l'aeroplano livellato. È molto importante livellare le ali e fare una richiamata con le ali livellate, perché chiaramente a quella velocità si va incontro a un fattore di carico elevato,
Quindi per evitare di stressare una o l'altra seminiala con un carico asimmetrico, è importante livellare le ali e fare una richiamata con la cloche indietro, che torna solo indietro, mai in diagonale per intenderci. A quel punto il carico si distribuisce uniformemente su entrambe le semiali, quindi non stressiamo la struttura, ok? Quindi queste manovre, chiaramente fatte con un aeroplano come questo, che ha un'escursione di velocità molto ampia e ha un fattore di carico così elevato, chiaramente le possiamo fare con un margine di sicurezza ancora più elevato, insomma stiamo decisamente più tranquilli. Quanti quindi, giri riesce a passare questo? Questo a 200 km orari può, che è la velocità di manovra, può sopportare 6 giri positivi e 3 negativi, però chiaramente noi tiriamo solamente positivi, quindi questa è la robustezza di questo aeroplano. Possiamo vedere il motore? Certo. Abbiamo fatto un sistema abbastanza rapido. Dovremmo usare un cacciavite per aprirlo, però ormai ci siamo abituati a farlo anche a mano. Tra l'altro sono molto contento di quest'elica, della Elitest, prodotta in Italia. Bello. A parte che è bello esteticamente, ma ha delle prestazioni nettamente superiori alle eliche più diffuse. Passo variabile e soprattutto più costose. Quindi l'elica non l'abbiamo ancora contata nei nostri costi? No. Possiamo optare per un'elica a passo fisso, che chiaramente penalizzerebbe le prestazioni dell'aeroplano, oppure una passo variabile in volo come questa. Chiaramente le spese vanno in qualsiasi caso dai 3.500 euro in su. Mentre magari un'elica a passo fisso come quelle che usano gli americani costa meno di 1000 euro per intenderci. Allora, abbiamo improvvisato questo servizio video che Giuseppe gentilmente ci offre, e quindi dobbiamo avere pazienza a smontare un po' allora. Tutto, ma è stato tutto improvvisato. Però credo molto interessante per chi è appassionato al mondo dell'aviazione. Questo è il Rotax da 100 cavalli a carburatori, modello ULS, 912 ULS. Il Rotax è uno dei motori più utilizzati? Sì, in... più utilizzati, più conosciuti, più affidabili, e oltretutto noi abbiamo il centro assistenza qui in casa, perciò che è papà che esatto, si occupa di questo, si occupa dei motori Rotax per la Sardegna. Allora, qua il motore appunto l'abbiamo lasciato con i carburatori conici, ma probabilmente tra un po' faremo un airbox per convogliare dell'aria fresca, perché lavorano un po' al caldo così. Quindi l'aria poi ti entra... L'aria entra dalle prese d'aria, uh-huh. Ok, e poi chiaramente viene... E te lo raffredda. ...aspirata da questi filtri. Qui abbiamo un sistema per il passo variabile. Sono le piste che danno i contatti elettrici, attraversano il plattore del motore, chiaramente... Per passo variabile chi è non pratico forse non sa... di cosa stiamo parlando. È la possibilità di variare il calettamento delle pale durante il volo. Quindi per farla semplice, un aeroplano che ha un'elica a passo fisso, come se avesse una marcia, perciò il rapporto è sempre quello, come se un'automobile, ecco, avesse una terza, sempre una terza, quindi chiaramente la possibilità del motore di esprimere la potenza per l'inviluppo di velocità dell'aeroplano chiaramente è limitata a quello, cioè ha un rendimento solamente in un punto e poi oltre a quello non va. Mentre col passo variabile noi, man mano che l'aeroplano accelera, quindi aumenta la velocità di volo, possiamo adeguare il calettamento di queste pale, okay, e quindi cambiare marcia, diciamo così. Quindi va anche andare più veloci con un set di potenza chiaramente consumando anche meno carburante. Assolutamente, certo. Se questo aeroplano avesse un passo fisso e dovesse volare a 180 km orari, ecco, noi col passo variabile voliamo a 180 all'ora al 50% della potenza col passo variabile. Quindi
con meno di 4300 giri e 24 di MAP. E questo motore a benzina? Benzina. Se avesse invece il passo fisso, per andare a 180 all'ora dovremmo volare a 5500 giri con tutta manetta dentro, ok? Quindi consumi chiaramente... Senti, benzina super come quella delle macchine? Sì, è la benzina per autotrazione classica. È un motore che comunque può consumare anche benzina avio, quindi quella per gli aeroplani, che costa decisamente di più ed è quella che si trova normalmente negli aeroporti. E cosa cambia tra l'avio e la super? L'avio è una benzina certificata che ha una composizione chimica sempre standard, sempre costante in qualsiasi parte del mondo, quindi a standard aeronautico, con quel numero di ottani, eccetera. Mentre la benzina che andiamo a comprare nei distributori, a seconda del distributore, chiaramente può avere più o meno ottani, può essere più o meno pulita, eccetera. Quindi se ho mezzo serbatoio pieno di super e ho bisogno di aggiungere benzina, ma non trovo la super, trovo la... Si può aggiungere la... l'altra, sì, questo a motore a quel punto non... cosa succede? Ma diciamo che non dovrebbe succedere nulla, nel senso che sono due benzine assolutamente tollerate dal motore. E il motore ne risente? Negativo, no, il motore, per quanto... Va effettuata più manutenzione? Si può leggere nel... Più controlli, forse? Beh, noi chiaramente usiamo sempre la benzina super, abbiamo una filiera chiaramente controllata, quindi chi ci fornisce la benzina sa di cosa abbiamo bisogno, cioè di una benzina comunque di buona qualità. Perciò se per caso c'è anche il solo dubbio che ci possa essere una contaminazione per via di un ripristino da parte delle autobotti, eccetera, eccetera, ecco, ci avvisano e comunque fanno sempre in modo di darci benzina garantita. Bene, più o meno abbiamo spiegato un po' tutto. Sì, quindi più o meno. Comunque il Sonex è un aeroplano molto diffuso. Si pensa che questo è un aeroplano prodotto, un kit prodotto nel 2010 ed è il 1298. Quindi nel 2010 avevano già prodotto 1298 kit. Ce ne sono una marea di Sonex. Quindi la spesa, vogliamo, è anche abbastanza contenuta? Diciamo di sì. Allora, per il tipo di prestazioni che ha questo aeroplano, ecco, non ha uguali. Se uno se lo autocostruisce in casa risparmia almeno il 50% rispetto ai aeroplani che ci sono in commercio, chiaramente, che hanno delle prestazioni uguali o addirittura inferiori. Quindi ovvio che se uno non è pratico, è esperto nel montaggio e non ha le attrezzature e viene a rivolgersi da voi qui a Siliqua per il montaggio, ci sono le spese a parte che abbiamo già menzionato. Allora, io devo dire la verità, ho diversi amici che hanno affrontato la costruzione del Sonex, diciamo che per far sì che l'aeroplano poi venisse realizzato nella maniera corretta e fosse sicuro, eccetera, ho sempre dato consulenze totalmente gratuite. Bene. Non è un mestiere per me, più che altro una passione. E poi è un tipo di aeroplano che è particolare, quindi mi piace condividere, mi piace... Tant'è vero che ho una pagina su Facebook proprio dei costruttori e piloti dei Sonex italiani. Dacci i contatti, così certo, magari qualcuno... Italian Builders and Pilots, quindi Sonex chiaramente, ed è associata con la pagina americana, dove ci sono un migliaio di iscritti, gran parte di questi hanno realizzato dei Sonex. Chiaramente noi condividiamo le nostre esperienze costruttive, le modifiche, insomma è un bel modo anche di scambiare, ma soprattutto di conoscere ancora più a fondo il proprio aeroplano e sapere anche quali possono essere i problemi che può aver avuto l'aeroplano nel tempo e risolverli, quindi fare in modo che anche i nuovi costruttori, ecco, non ripetano gli errori dei costruttori precedenti, quindi è uno scambio assolutamente gratuito. Ci mancherebbe. Bene, Giuseppe, io ti ringrazio per la tua spiegazione, la tua disponibilità. Ci lasci ancora il contatto della scuola? Certo, noi siamo l'Atena del Volo, scuola dell'Aeroclub d'Italia numero 167, operiamo ormai da 30 anni in Sardegna. Vicino Cagliari? Siamo vicino a Cagliari. A un quarto d'ora, 20 minuti circa da Cagliari, esatto, diciamo. Esattamente, fuori dal CTR comunque di Cagliari, quindi... facilmente riconoscibile la pista anche sulle carte aeronautiche. Chi volesse venire a visitare questa piccola aviosuperficie
e può venire quando vuole. Sì, certo, da Cagliari in direzione Iglesias, Villa Massargia, ci raggiunge in una ventina di minuti, quindi è un covo di appassionati prima di tutto e di amici. Poi siamo anche piloti e, e costruttori e così via. Bellissimo. Grazie Giuseppe, ringrazio anche tuo papà, Federico Piano. E ci rivedremo di nuovo qui alla biosuperficie di Siliqua, alla Tana del Volo. Dalla Sardegna è tutto. Vi saluto Gianfranco e Giuseppe. Ciao! Ciao.